come si può educare un bambino a trattare il suo cane? Io credo che il genitore deve seguire il bambino mentre ha contatto i primi giorni con l'animale, cioè la cosa importante è non abbandonare il bambino con il cane, anche perché poi se è cucciolo probabilmente male non fa il bambino, ma se è anche grande può essere che per reazione, magari uno stress, che un bambino ci gioca, pensa che sia un cavallino, gli salta addosso, magari l'animale si gira e lo morde e dopo succede che diventano cani aggressivi. Quindi credo che il genitore deve educare, ma insegnando al bambino di giocare con l'animale, utilizzando magari dei giochi che dividano il bambino dall'animale, quindi non le braccia, non le mani, però senza esagerare, cioè quando un cane dorme, quando il cane mangia, quando il cane beve, deve essere lasciato in pace. Non ci sono delle regole, ecco, questo no. Il bambino è ben educato, e sta molto bene col suo cane, lo coccola, ci gioca, lo rispetta. Ad una certa età comincia però ad avere i suoi interessi che non collimano con quelli che aveva prima e quindi comincia ad uscire. E se ha voglia di star fuori 3 giorni durante il weekend con i suoi amici ci sta, i genitori glielo permettono. Certo. E questo animale non è più del bambino, diventa carico dei genitori. Deve essere sempre comunque a carico dei genitori del bambino. Io ho fatto la volontaria in canile, la prima regola che ti insegnano è mai dare un cane per il tosetto o per la bambina di turno. Dico che devono essere i genitori in primis ad essere responsabili dell'animale, non lo si deve prendere per il bambino. Infatti. Perché sennò poi succede che d'estate vengono abbandonati gli animali, quindi una coppia decide di prendere un cane e infatti anche quando vengono in ambulatorio da me io magari chiedo: l'avete preso per il bambino? Non si prendono i cani per i bambini, non sono dei pupazzi. Si no, prendono, finisce come diceva si lei. Prendono perché siamo noi responsabili nella decisione di prendere un cucciolo. Perché ci sono bambini che amano, vogliono gli animali, ci sono genitori che dicono: non abbiamo lo spazio, non abbiamo il tempo, il cane non può stare a casa tutto il giorno, tu vai a scuola, dopo la scuola hai la piscina, hai il nuoto e al cane chi è che gli sta dietro? Ed è vero, il cane non può stare a casa tutto il giorno, non può vedere i proprietari un'oretta la sera che magari arrivano a casa i genitori stanchi, il bambino è stanco, deve fare i compiti. Quindi non tutti possono prendere il cane, questo è un messaggio che secondo me bisogna dare, piuttosto di dire prendete tutti il cane, dopo ci sono gli abbandoni. Gli animali nostri sono tanti, di tanti generi, però in questo caso soprattutto il cane, no? Che vediamo abbandonato, che sentiamo abbandonato sulle strade, in autostrada, lasciato un po' al suo destino. Che poi che fine fanno? Vanno veramente tutti a morire o c'è qualcuno che... Il problema è, al di là del cane, che adesso siamo qua a parlare dell'abbandono del cane, ma anche quanti cani poi in autostrada provocano incidenti, sì, molto pericoloso. E molta gente veramente muore perché il deficiente di turno ha abbandonato magari un cane di grossa taglia. Molti no, vengono raccolti, vengono portati nel canile più vicino, molti hanno una seconda possibilità, non è proprio vero che tutti muoiono o fanno una brutta fine, è che sono tanti. E l'altra possibilità cosa sarebbe allora? Vengono riadottati, ci sono cani, quindi vengono canile, consegnati poi a qualcuno, a qualche associazione? Sì, sì, anche privati, cioè in canile, io parlo di quello di Vicenza perché l'ha fatto la volontaria lì per anni, sabato pomeriggio era aperto ai privati che venivano, vedevano il cane, si facevano il giro, poi la varia volontaria gli spiegavano. E questa è una cosa molto interessante. Le varie volontarie gli spiegavano bene il carattere di quel cane, perché non è che tutti i cani sono adatti a... Certo. Tutto.